Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 29, no? È il 30 e ieri era il 29. Allora, stamattina voglio segnalarvi questa sestina che ho pubblicato. Vedete? Qua si tratta di un calcolo che è un ambo doppio. Cosa vuol dire un ambo doppio? Vuol dire che io calcolo tra dicembre e gennaio e so che escono diversi ambi, infatti ne ha dati 7 nel mese di dicembre. Mi rendo conto che molti di voi non comprendete, non li giocate le sestine, secondo voi è roba che non paga. Però nell'arco di un mese, nell'arco di dicembre, non di gennaio, perché questi uscivano subito, questi passano sulle ruote del sole. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io pubblico una sestina ambo doppio, passano sulle ruote del sole. Se volete controllare, questa mi ha dato su Roma. Ha dato 7 ambi nelle varie ruote e su Roma. Voglio informare tutti coloro che mi seguono fuori dai miei gruppi che da gennaio il numero di Palermo sarà super segreto, non lo segnalerò più il numero di Palermo, in modo che voi non abbiate la possibilità di giocare dei numeri senza essere nei miei gruppi. Quelli fuori dal gruppo dovranno giocarsi le loro date di nascita, oppure vi giocate le sestine, tanto io li pubblicherò le sestine, senza le ruote, senza indicazioni, pubblicherò le sestine e basta. Allora, stabilito che non vi darò più nessuna indicazione sul numero di Palermo, sul numero fisso, io durante il 2024, perché ho lavorato molto quest'anno, questi mesi, ho lavorato per il numero singolo di Palermo e delle ruote del sole, ci ho lavorato su molto. Non li pubblico solo sui gruppi. Quindi, se volete queste previsioni, dovete entrare nei miei gruppi. Allora, voglio ribadire e sottolineare per tutti coloro che fuori pensano di fare i marpioni, i taioli, come si dice a Milano, che siete furbi, mi è andata i capelli negli occhi e mi dà fastidio. Vabbè, morale della favola. Vi annuncio che il numero di Palermo sarà super segreto. Quando uscirà non lo segnalo, non dico niente, così vi saluto Linetta. Così i furbi li andate a fare da un'altra, in un'altra dove volete voi, insomma, ecco, mettiamola così. Di solito i giocatori furbi non mi piacciono. Mi piacciono le persone leali perché io ho sempre regalato tante previsioni. E i furbi proprio non mi piacciono, i furbi del quartiere non mi piacciono. Io cercherò l'albero della cuccagna, signori, mi riferisco non a tutti, ovviamente. Io sono sotto seduta con la motosega che ve lo taglio. L'albero della cuccagna lo sego da gennaio, lo resego, come si dice a Milano, no? Lo resego. E così quando salite sull'albero della cuccagna, sopra i salami non ci sono più perché li ho levati. I salami, i prosciutti. Una volta c'era l'albero della cuccagna e sopra ci appendevano i salami. Chi saliva riusciva a portare a casa il salame. Io il salame, io ho segato l'albero della cuccagna e ho tolto anche i salami sopra, prosciutti, salami, tutto. Via. È disadorno proprio, non c'è più non c'è più. Quindi sappiatevi regolare, no? Tra le altre cose, le persone che pensano di farmi un favore perché mi mandate gli scontrini magari se siete nei gruppi, perché se siete fuori che vincete a sbaffo, insomma, anche no. Stamattina ve la canto e ve la suono così un po' scherzosamente, ma credetemi che non scherzo. Anzi, quando rido è perché sono ancora più seria. Il numero di Palermo
Da gennaio non lo pubblico e non lo segnalo, sarà solo segreto. 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 Ho già tagliato l'albero della cuccagna, l'ho già con la motosega, e i salami li ho levati. Bene, questo è tutto per oggi. Non so se avete capito il senso di questo video. Ciao a tutti e grazie, e vi do l'appuntamento a questa sera alle 3.